Eccoci, bentrovati, bentrovati a tutti, amiche ed amici di Rete Oro di Golleada. Buon Natale di Roma a tutti voi, 2769 anni per la città eterna. Buonasera a te Claudia, come stai? Buonasera, bene, Voce un grazie. po' afona, chiedo scusa. Tanti, tantissimi ospiti in studio questa sera per commentare ovviamente il campionato di Serie A, per commentare qualcosa che ha a che fare anche con la storia non solo della Roma, ma del calcio in generis. Stiamo parlando ovviamente di quello che è successo ieri sera all'Olimpico, in questo infrasettimanale in Roma Torino, Francesco Totti. Ne parleremo dopo, non anticipiamo nulla. A te subito il piacere, Claudia, Presentiamo di i presentare i nostri nostri amici. ospiti, sì. Dottor Libero Liguori, ex calciatore della Roma. Paolo Buonasera a tutti. Marcacci, rivista La Roma, Centro Sono Sport. Ciao a tutti. Claudio Fontanini, Prima Pagina News. Ciao, buonasera a tutti. Roberto Codebò, zipnews.it. Buonasera a tutti. Corrado Gentile, RDS. Buona serata. Antonio Maria Pietoso, relazio-siamo-noi.it. Ciao Claudia, buonasera a tutti. Alessandro Carducci, direttore vocegiallorossa.it. Buonasera a tutti. Riccardo Cotumaccio, romanews.eu. Buonasera a tutti i teleascoltatori. Giornalista Mauro Macedonio. Buonasera Claudia, buonasera Pino, buonasera a tutti. E il direttore Giorgio Martino. Ciao, buonasera. Ringrazio nuovamente tutti voi, ovviamente la regia con Alessandro Tornassi in testa, gli operatori in studio, i nostri amici sponsor. Adesso ti lascio a te continuare. Claudia, ringrazio in particolar modo Roberto. Per essere qui con noi stasera, Roberto Codebò, che per la sua testata ieri era all'Olimpico, direttamente dal Piemonte, per commentare Roma-Torino. Quindi dopo parleremo di questa Questa gara leggenda veramente vista da particolare. fuori, perché è veramente Vista anche interessante da fuori, quello che è sicuramente. successo con gli occhi di chi, insomma, con occhi non giallorossi, ancora più stupefacente, veramente. Per motivi di tempo, penso, non abbiamo fatto appunto in tempo, scusate il gioco di parole, a mandare il tuo commento alla fine del parziale, quindi tra il primo e il secondo tempo, dove ti eri espresso in una certa maniera: il Torino era in vantaggio, la Roma ha fatto poco e niente, reclami per quanto riguarda la direzione arbitrale a Sì, sfavore della Roma, sì. però poi è successo qualcosa di davvero difficile Eccezionale. da spiegare probabilmente. Sì, ma ti Vabbè. dico, poi tu non c'eri più in postazione, ma per farlo ho dovuto ricorrere ad immagini quasi virgiliane, ne parleremo dopo. Certamente. Allora, io invece partirei con te, Giorgio, perché? Perché dobbiamo commentare questo ormai scorso turno, che però ancora non è terminato perché c'è Milan-Carpi in corso. Ha vinto la Juve, la quale nelle ultime due gare, ricordiamo, si è giocata domenica e quindi durante la settimana, ha segnato sette reti senza subirne alcuna. Il Napoli ne ha fatti sei invece in una sola gara contro il Bologna, ha perso la Lazio contro la Juve. La Roma, come abbiamo appena detto, ha battuto il Toro in un rocambolesco finale firmato Totti. L'Inter è No. caduto a Genova, mentre il prossimo turno, perché si ripartirà subito, il prossimo turno vede la 35ª giornata, quindi due classiche: Fiorentina-Juventus domenica e Roma-Napoli per il secondo posto lunedì. A te, Ma lo Giorgio. sai che io ormai non ho più risposte, ho solo domande e continuo a farmi domande. Cominciamo a dire, perché la Roma società non prende posizione e lascia il cerino acceso nelle mani di Spalletti, che continua a bruciarsi sempre di più? Perché la Federcalcio butta tanti soldi per gli arbitri di porta inutili e spesso anche dannosi? Perché gioca Emerson Palmieri? Perché non gioca più Torosidis? Perché bisogna sentire anche l'ipocrisia da parte di dirigenti del Napoli che dopo la sentenza che aveva tolto una giornata a Higuaín hanno detto che è una vergogna perché ne volevano togliere tutte? Perché la curva della Juventus è chiusa sempre con la condizionale e non sconta mai la pena? Perché a Trigoria entra chiunque, entra la troupe del TG1, entra la troupe di Striscia la Notizia? E gli altri media non possono mai entrare? E ancora qualche altra domanda, no? Perché deve intervenire l'antitrust per scoprire gli inciuci e le irregolarità nell'assegnazione e ripartizione dei diritti televisivi? Perché anche Ventura dice che è stato bizzarro il rigore dato gli contro e si dimentica i due rigori della fine del primo tempo e dell'inizio del secondo tempo?
perché Nainggolan dice che non ci sono state partite a carte, ma c'è stato comunque qualcosa di sbagliato che deve restare fra loro? E poi la domanda, forse l'ultima, quella lì, ma chi gliel'ha fatto fare a Spalletti di prendersi questa responsabilità tutta sulle sue spalle, mettendosi in prima persona in questa vicenda che lo vede purtroppo per lui soccombere? Allora, tutti questi, doveva essere la serata dello speciale Gol de Ada, speciale Totti, no? No, scherziamo ovviamente, non sarà nemmeno la serata del perché, però insomma, per tutte queste domande... Già ne ha dimenticato uno. Qual è? Perché a Roma non chiude mai una partita senza un favore arbitrale? Perché la Roma non chiude mai, ti ha lanciato... Perché la Roma non chiude mai una partita... senza non aver ricevuto un favore quest'anno. Tanto erano mesi. Ieri allora c'erano due rigori. Perché voi andate? Questo è il terzo. Rigore per averne una. Facciamo una cosa, la polemica piano prenderà quota, facciamo così, per tutte queste domande potrebbero esserci delle risposte. Perché pietoso anche tu pietoso. Tu cuochi. Tu sei il cuoco. Perché pietoso vuoi fare il cuoco? Allora, non ve ne approfittate stasera perché sono afono. Un mestiere nobile, non lo mettiamo in mezzo. Per tutte queste domande ci potrebbero essere risposte se volete interagire con noi, anche chi magari si sente coinvolto in prima persona tramite i social che vedete già insomma con cui Claudia appunto prenderà postazione tra pochi secondi. Però che bei capelli che hai stasera, Claudia. Sì, allora, sì, eccoci. Ricordiamo ai telespettatori come da qualche tempo avviene. Allora, che è successo? Intanto ringraziamo i nostri sponsor Roberto Tedeschi per le foto. Ricordiamo che potrete seguire Gol de Ada in streaming video su ReteOro.tv e in streaming audio su tuttoessroma.it, scaricando anche l'app gratuita per smartphone. E ringrazio e saluto Pier Calenda, noto stylist, formatore e docente romano, conosciuto a livello nazionale, e Francesca di American Niles. Molto bene. Allora, cara Claudia, cari amici in studio, cominciamo a parlare di questa 34ª giornata appena conclusa. Sì, Corrado, tu insomma una mattina con Anna Pettinelli ci allietate della vostra voce, delle vostre notizie, della vostra musica. A proposito di musica, dobbiamo ricordare che purtroppo è proprio notizia dell'ultima ora, quasi se n'è andato un grande della musica mondiale, Prince, quindi una cosa non può che dispiacere. È un 2016 un po' Per quanto riguarda le star, non solo David Bowie qualche mese fa musicali, ma vabbè. Corrado, insomma, avrai seguito tu, fede romanista, lo possiamo dire, naturalmente, no? Io ho seguito un match a dir poco mediocre fino a quando qualcuno ha acceso la luce, letteralmente. Una squadra che ha viaggiato veramente al buio per quanto riguarda idee, lucidità, corsa e probabilmente anche voglia, perché ieri ho visto una squadra che oltre a tanti, probabilmente anche un calo che ci sta dopo comunque una serie di partite in cui alla squadra è stato chiesto naturalmente di dare il massimo, e il massimo ha dato, perché i numeri lo dicono molto chiaramente. E a un certo punto qualcuno ha deciso di accendere la luce o di far apparire un'oasi nel deserto, perché è stato veramente qualcosa che va oltre quasi la sceneggiatura di un film. Cioè, se qualcuno avesse messo, no? Avesse scritto un qualcosa di... È stato il Davide Donatello da pochi giorni, potremmo davvero scritturare qualcosa, cioè, di... Cioè, a immaginare un momento di fiction televisiva, una roba cinematografica, così vai da qualcuno che te lo deve giudicare, metterti il timbro, ok, così va bene, e ti dice no, così non va bene, perché... Cioè, ma come fa un giocatore, insomma, con tutta quella pressione addosso, in pochi secondi te ne mette dentro uno, e poi il rigore ti mette dentro anche quello, e poi ma no, ma come l'allenatore con quella faccia, ma quello ha fatto la doppietta, ma come fa l'allenatore a stare... nella sua bellezza, nella sua straordinarietà è tutto quasi surreale, talmente è bello e talmente è stato stupefacente. Tra poco analizzeremo anche la gara vista un po' da fuori, no? da chi ha fatto chilometri e chilometri, anzi facciamolo subito, Roberto, perché insomma intanto
Parlaci un attimo anche della tua testata, cioè testata particolare, perché ha un nome così particolare, vorrei capire il perché. E noi siamo Zip News, sì. Le notizie nel modo più veloce, perché appunto multimediaticissimamente forniamo dal sito, direttamente dagli audio nel sito, dai notiziari radio che firmiamo per autorevoli radio locali piemontesi, diamo proprio delle notizie, diciamo sotto forma di flash, anche perché il mio direttore Orlando Ferraris è uno dei guru della radio piemontese da, diciamo che 49 anni dei 52 che Ali ha passati al microfono, ma qualcuno sostiene anche 53, perché già quando stava nella pancia della mamma sentivano delle interferenze. E vi dico, quello che è successo a me ieri è stata una cosa molto particolare, e molto volentieri lo dico parlando a un palcoscenico romano e romanista, perché sembrava il pubblico della partita tra Rocky e Ivan Drago, che all'inizio tifano tutti da Drago, Drago, e alla fine Rocky, perché io non è che facciamo come Carlo Pellegatti del Milan e Roberto Scarpin dell'Inter, che fanno proprio la telecronaca dichiaratamente parziale, però è logico, sai che parli a un auditorium del Torino. Io l'ho proprio spiegato un po' alla Piero Angelo, ho detto, lo so che parlo all'uomo granata, ma qui noi siamo davanti a un momento che entrerà nella storia del calcio e noi lo dobbiamo saper leggere con occhi che vadano oltre. Ovviamente era facilissimo, perché il Toro non ha più niente da chiedere alla classifica, avrei voluto vedere la stessa scena se il Toro avesse bisogno di un punto. Ma Ventura ci si è messo d'impegno, A questo certo. Come sempre, il buon Ventura deve sempre rompere le uova nel paniere. Comunque io devo smentire, e lo faccio subito perché ho paura di dimenticarmi, io devo smentire tutti circa l'autentica valenza taumaturgica dell'incontro di ieri, perché il vero miracolo non è stato la doppietta, il flash mob di Totti, no. Voi della Roma avete fatto segnare Martinez. Io vi dico, solo Mila, no, chi segue il Torino da sempre. Io non segue la Roma, quello fa parte del DNA della Roma. No, appunto, però, miracolare cannea di... No, però il passo successivo dopo far segnare Martinez è alzati e cammina. Io ve lo dico perché la battuta che circola a Torino è che se gli metti la palla sulla linea di porta fa un colpo di tacco. Quindi io quando ho visto verso il centro del campo, certo, quando no, fa il colpo di tacco, certo, guardando in faccia al portiere. È il Dzeko del Torino, mi sembra di capire. Sì. No, ma vi dico, quando infatti per me la partita è finita, io volevo andarmene quando Martinez ha segnato. Io vado alla Madonna di Loreto, meno male. Una sola partita rimasto... più di un miracolo, diciamo. Vabbè. Poi ci torniamo, no, dai. No, certo, poi però... Va bene, caro Liborio Liguori, passiamo un attimo al campo, a chi il campo l'ha vissuto, perché adesso, a parte tutto, no, ha già qualcosa anticipato Roberto, però noi abbiamo vissuto ieri qualcosa di veramente diverso dal solito, ma da anni, no, direi, cioè questa situazione si è creata, intanto questa diatriba, no, che è andata avanti, che va avanti da un po' di tempo tra Spalletti, e poi ascolteremo anche le parole di Ventura in conferenza post gara, quelle di Spalletti, che è arrivato in sala conferenza con un sorriso che però bisogna capire bene che valenza possa avere. Ma pure Ventura dobbiamo cibarci. Ventura e anche le parole di Nainggolan, perché Alessandro Carducci ci ha fornito le immagini della mix zone. Oh, però caro Liborio, insomma, tu ieri eri presente allo stadio, ci siamo un attimo così confrontati con una realtà diversa, no? Cioè, stati, voglio dire, semivuoti, una scontentezza, diciamo, no? Un discontento che non è anomalo per quanto riguarda il pianeta Roma. Recentemente poi di punto in bianco abbiamo visto gente piangere, gente sgolarsi, gente rimanere senza voce, gente rimanere, e via dicendo. Liborio. Beh, che è successo ieri allo Stadio Olimpico? È stata una cosa notevole la prestazione che ha potuto dare Totti, contro ogni aspettativa, perché io sinceramente da giocatore non pensavo che potesse fare una cosa del genere a 4 minuti, 5 minuti dalla fine. La cosa che dispiace... Non pensavi perché? Perché non è, secondo me, materialmente possibile. Ha fatto una cosa di surreale, dici, certe cose. E la delusione grossa è stata Spalletti. Spalletti perché ha dimostrato
secondo me, parlo fuori dai denti, una certa cattiveria nel trattare questo personaggio che a Roma è importantissimo. Però tra poco potrebbe smentirti lo stesso Spalletti, perché ascoltando le parole, non anticipo nulla, però ascoltiamo purtroppo prima di andare in pubblicità, tanto dura 4-5 minuti, dopo la doppietta mandiamo tra pochissimo la clip e poi rientreremo in studio dopo la pubblicità, perché ce n'è tanto davvero da parlare stasera, non soltanto di Totti ovviamente. Allora, Mauro Macedonio. Sì, no, fammi dire questo, sì. chi è meno giovane probabilmente ricorda quelle che sono le cronache di Gianni Brera. Gianni Brera era solito citare Eupalla, questa divinità, questo personaggio, se vuoi, mitologico, e ammesso che esista, e qualora veramente esistesse, credo che ieri sera in qualche modo si sia manifestata all'Olimpico, qualche forma, anzi in più forme, non soltanto in quei 5 minuti in cui così ha fatto sì che accadessero delle cose straordinarie, appunto come il fatto che Francesco Totti entrasse e praticamente segnasse subito e subito dopo realizzasse poi il rigore. Le immagini ci hanno fatto vedere come addirittura anche lui avesse sistemato il pallone sulla bandierina del calcio d'angolo nel momento in cui Perotti ha messo la palla per Manolas. Come dire che attraverso Francesco è passato una sorta di fluido magico, non lo so, insomma, se tutto questo è richiamabile, sì, diceva, fluido, questa fluido, figura, Mauro, perché è un fluido magico che è partito a Eupalla, come diceva Brera, è partito anche da Spalletti, perché come dicevamo prima fuori onda, no? Sembrano quasi due personaggi appartenenti a un mondo fantasy, no? Allora è arrivato a Spalletti a sostituire Garzia, povero comune mortale, no? Come noi, le palle sfigate, il battezzare la goal tecnologia a proprio sfavore con Bovo, no? Mi sembra una partita di campione e via dicendo, no? Arriva Spalletti, le palle maledette cominciano a diventare benedette, ricordiamo la traversa di Cassani, tanto per citarne una. C'è stato tutto un momento dopodiché si scatena questa, si scatena, no? Come questa fortuna, sfida tra supereroi, dove ognuno vuole la sua. E arriva Totti che comincia a fare poi queste sorte di prodezze, sempre appartenenti quasi a un mondo surreale, ripeto, no? È qualcosa di straordinario, ecco perché stavamo dicendo, e a ballo quello che tu dici, chiaramente. Sì, sì, no, appunto per dirti come lo si diceva anche prima, non credo che anche il miglior sceneggiatore avrebbe potuto ipotizzare una trama di questo tipo e quindi pensare a un film che raccontasse una vicenda come questa in questo modo. Onestamente, l'ha stato detto da tanti ed è vero, quello che soprattutto si è vissuto ieri all'Olimpico è stato anche in termini di emozione qualcosa di così forte, perché immagino anche a casa, ma insomma chi era lì ha percepito proprio come uno stadio intero abbia vissuto, no, alzandosi in piedi e molti piangendo, perché poi si è vista la commozione del ragazzo, ma credo che la cosa abbia veramente riguardato e colpito tanti. Certo, Claudio. Posso subito contraddire una cosa, perché ho sentito qui parlare di cose straordinarie. Per me, come ha detto Zeman oggi, la cosa straordinaria non è il gol di Totti, è che Totti giochi 5 minuti. Questa è la cosa straordinaria. Allora, qui adesso siamo di fronte a dei dati oggettivi, perché adesso io ho parlato sempre del contratto di Totti, sapete come la penso, non ho mai parlato tecnicamente, parlavo solo di rispetto per il calciatore. Qui siamo di fronte a dei dati oggettivi che sono questi. Questo giocatore ha 39 anni suonati, in 60 minuti ha fatto 3 gol e 3 assist, mi sembra, oltre a tenere palla, a prendere punizioni, questo ha fatto, in 60 minuti. Allora, tu parlavi di supereroi. No, ieri c'è stata una punizione divina che il calcio riserva queste cose. Contro il signor Luciano Spalletti. Io di quello parlavo. Luciano Spalletti è... Ah, quindi non si va ai supereroi, al mondo fantasy, ma addirittura... No, Totti sta a 303, quindi non è... No, non c'entra niente di supereroi. Io non parlo... Non è straordinario il fatto che Totti segni, faccia un gol. No, è straordinario il fatto che tutto sia accaduto in quel modo e che, come dicevo... possa essere stata una sorta di giustizia divina, esatto. Quando parlo di Eupalla parlo di giustizia divina. Non lo facevo capace, sta mantenendo un self-control, una lucidità mentale che io non riesco a fare. Perché ieri qualsiasi altro calciatore, dopo quello che ha fatto lui, un allenatore che gli ha detto quello che gli ha detto e la pensa su di lui...
poteva fare qualsiasi gesto, parlare, dire cose. Cosa che fa Manolazzo? Non ha parlato. Lui parla sul campo. Dopo quello che ha fatto ieri, una società seria alza il telefono e rinnova il contratto in bianco. Aspetta, ci arriviamo. Allora, Claudio, quindi, dato che ancora devono esordire Antonio Maria Pietoso, Alessandro Carducci, Riccardo Codumaccio, volevo chiedere, ma veramente in 5 minuti, perché non vedo l'ora di mandare questa clip, Giorgio Martino, la tua, poi passiamo a scalare loro e andiamo con la clip e la pubblicità. A te. Ma io l'ho detto prima, perché, come mai la società lascia il cerino acceso a Spalletti che non lo sa gestire? Vabbè. Quale società, Giorgio? Torniamo sempre a sulle scuole. È Spalletti che comanda, quale società? Quale? È lui che comanda, è lui. Dopo parliamo con il dibattito. Come però lui non risulta essere il proprietario, Ma risulta essere quello che comanda. Io continuo a dividere la società e l'allenatore. Se poi la società ha lasciato che l'allenatore diventasse... Mi sembra che oggettivo, beh, questo no? È palese. Mi sembra che è palese, ormai posso... Allora, Riccardo, scusatemi, io sto dicendo una cosa e voi mi contraddite dicendo la stessa cosa. Non parli di società, è Spalletti che decide il destino. Ma io devo parlare di società. Ma io devo parlare di società, e lì c'è la provocazione. Se io voglio accusare la società, non posso che chiamarla società. Ieri Baldissoni ti ha detto che non c'è problema. Ma non mi interessa quello che dice. Parliamoci. Ma appunto per questo, la cosa grave è questa qui, no? Che una società abbia lasciato tutto quanto su un allenatore che, per quanto possa essere bravo a fare l'allenatore, non può e non deve assumersi quel ruolo. Claudio sarà il primo a ribattere subito dopo la pubblicità. Riccardo Codumaccio, allora, grazie. A me è Romato, grazie per aver atteso il religioso silenzio, visto che stiamo parlando di divino. Voci più autorevoli della mia. Vai. Io volevo dire, mi ha lasciato tre considerazioni Roma Torino. La prima è che ci deve essere più rispetto, oltre che per Totti, anche per Spalletti, che è un allenatore che è subentrato a metà stagione senza una preparazione e ieri ha fatto gli stessi punti che Garcia ha fatto alla fine di un girone, e questo è un dato importante. Il secondo è che l'amore per Francesco non deve escludere anche il rispetto per Luciano Spalletti, che ha fatto di Totti un giocatore che sì, sta giocando pochissimo ed entra a pochi minuti dalla fine, ma automaticamente in qualche modo gli dà anche... Tu dici ha fatto quello che ha fatto Capello con Montella. Ma gli dà anche quella spinta all'ambizione in più al discorso tecnico. Secondo me la gestione tecnica di Totti attuale, e ricordiamoci che è un 39enne e per me deve rinnovare... Va anche bene per dargli quella spinta in più. Totti a livello di punti portati alla Roma non era così decisivo da almeno 3-4 anni. Lo sta facendo con Spalletti perché è stuzzicato forse anche un po' dalla... No, è parzialmente. Chiudo perché secondo me non devono essere messi l'uno contro l'altro Spalletti e Totti, perché entrambi a loro modo vogliono il bene della Roma. Spalletti lo ha detto in conferenza stampa due volte, io lo voglio usare quando serve. Ha fatto 8 vittorie consecutive con una squadra che girava. La squadra ha smesso di girare e ha inserito Totti, ha ricominciato a girare in un modo diverso. Quindi chiudo, ha inserito Totti quando gli serviva. In tutto ciò, Claudio, chiudo con un'ultima considerazione. Io mi auguro rinnovi dal punto di vista tecnico, perché Totti è un giocatore eccezionale, ma dal punto di vista ambientale, vedere tanti giornali che titolano Totti purga il Torino e Spalletti, mi auguro che a questo punto non rinnovi per l'ambiente che lo tratta. Alessandro Carducci. Ma intanto comincio dicendo che chi non era ieri allo stadio non potrà mai capire cosa sia accaduto, perché noi proviamo a descrivere tramite parole, immagini, ma chi non era lì presente non potrà mai nemmeno avvicinarsi a quello che abbiamo provato noi stando lì e assistendo a qualcosa che mai avremmo potuto immaginare. Poi come ha detto oggi, a proposito di gente che si è commossa, come ha detto oggi Carlo Zampa, intervistato noi su Voce Giallorossa, ha detto questa diatriba Totti Spalletti va a oscurare anche l'ottimo lavoro che sta facendo Luciano Spalletti, effettivamente, che ha preso una squadra che vedeva quasi come un miraggio il terzo posto, adesso invece ha consolidato la terza posizione e l'ha consolidata grazie al sigillo di Francesco Totti, un sigillo papale. Allora, vista dal pianeta Lazio invece, Antonio Maria Pietoso, chiedo alla regia di far partire la clip. Con le altre due che hanno praticamente inchiodato, hanno smesso di giocare e fa punti, questo non lo considera nessuno, ma secondo me va detto. Non sono d'accordo con Riccardo, perché un allenatore che punta tanto su un giocatore non gli dice se ha 10 anni che sopporto questa cricca, quindi voglio dire...
Poi l'ultima cosa, dopo un mese De Florenzi rinnoviamogli questo contratto, perché se deve continuare più un altro mese dopo un mese del gol del centrocampo di Florenzi. Quest'anno già abbiamo visto da questo. Vi prego di chiudere questa storia, perché stiamo arrivando a un punto abbastanza banale. Io l'ho detto l'altra settimana, io penso che una società come la Roma non possa fare a meno di Totti dal punto di vista mediatico, tecnico, ma soprattutto dal punto di vista dell'immagine. Cioè, io penso che una Roma senza Totti non è pensabile. Allora, vai in RVM la clip, vi prego di rimanere con noi, perché analizzeremo insieme subito dopo quelle che sono state le parole di Ventura, di Spalletti e di Nainggolan, ovviamente sempre concentrate intorno a Francesco Totti. Poi mandiamo la pubblicità, rientriamo subito per commentare il tutto. Molto bene, nuovamente in diretta, Rete Oro, gol de Ada, subito una mail. Io ringrazio come sempre la redazione con Stefano Somma in testa, perché è lui che seleziona tutti i messaggi che arrivano, e le più curiose, insomma, di mail o le più interessanti sono come sempre rese tema di discussione qui in studio. Claudia, grazie. Sì, Totti contro Spalletti, dualismo reale o montata d'arte dalla stampa? Voi da che parte state? Io dall'unica che conta, la Roma, Mirchetto 88. Oh, allora c'è Spalletti, c'è la Roma, c'è Totti. Ma da Marte ha telefonato questo signore? Ha mandato da Marte? Da Marte? No, dai, non è stato da Marte. Non mi attaccare gli utenti di Corriere di Rete Oro, però scherzo ovviamente. Ancora Salvino, però sì, posso dire una cosa. Certo. Questo fatto che in questa città diamo sempre la colpa alla stampa un po' deve anche finire, perché ancora basta ascoltare una persona, basta ascoltare loro due che parlano ed è evidente e si capisce che c'è qualcosa. Basta vedere a fine partita Spalletti che appunto va vicino a Totti, ecco, e la reazione di Totti, insomma, ecco, di che stiamo parlando. Appunto. Sì. Allora, c'è qualcuno però che vuole schierarsi. No, io volevo dire, non vogliamo cosa, per carità, protrarre, no, questa diatriba e portarla avanti, perché sennò anche contro Musetti. No, non sono i diatribe, perché noi volevo dire una cosa, anche in risposta a quello che diceva lui poco fa. Spalletti ha tutto il diritto di utilizzare Totti come crede, fa l'allenatore, quindi aspetta. Quindi se vuole utilizzarlo per 20 minuti, un tempo, 10 minuti, voglio dire, è un suo diritto fare scelte in questo, di questo, poi possono essere discutibili, possono essere criticate, però il tecnico, ma questo lo riconosce anche quello che se va 10 a porta vuota è discutibile anche tecnicamente. Ma certo, ti sto dicendo che è discutibile anche appunto la scelta di Spalletti, la puoi discutere, la puoi criticare, però ciò non toglie che sia un suo diritto fare scelte e quindi decidere se far giocare un giocatore o un altro, far fare un tempo, 20 minuti. Quello che si rimprovera, a mio parere, a Spalletti, va rimproverato perché è lì che sbaglia, sono le dichiarazioni fatte in più occasioni in cui ha, insomma, normalizzato Totti. Normalizzato è un eufemismo, perché in troppe occasioni ha finito per sminuirne il valore, non dico insultarlo, ma quasi, è questo che secondo me non si accetta. E ammesso anche che dovesse muovergli delle critiche, io, così come nel caso in cui dovesse muoverle ad altri giocatori, io troverei giusto che lo facesse all'interno di uno spogliatoio e non pubblicamente. Bravo. Non quello che ha detto, che sono sbaglia. 10 anni che fa le figure di M, lui dimentica in particolare che questi 10 anni 3 c'era lui, e col Manchester 7 gol ha preso lui, Supercoppa da 3-0 a 4-3 con l'Inter c'era lui, al Chelsea c'è andato lui a parlare, quindi c'era lui. E quindi questo mette nel circo dentro lo spogliatoio facciamo il Manolas di ieri che era chiaragino in quella maniera al gol, a me nessuno me leva la testa che insomma non era molto sereno ieri Manolas. Allora partiamo tra pochi minuti, dovremmo avere anche Guido Galotti di collegamento telefonico, Corrado Gentile, facciamo un breve giro, 30-40 secondi a testa e poi dopo riprendiamo e facciamo, vai. Stiamo arrivando al cuore del problema, secondo me, perché questo dualismo Totti-Spalletti, secondo me, va analizzato a 360 gradi. Va analizzato dal primo momento in cui Spalletti è arrivato a Roma, quando Totti non aveva 40 circa anni, ma era proprio nel fiore anche anagrafico della sua carriera. E quando sicuramente, al di là dei comportamenti più o meno, valutabili positivamente o negativamente, sicuramente il Totti trentenne nello spogliatoio della Roma, nell'ambiente Roma, nella società Roma, aveva un potere che probabilmente, tra virgolette, era superiore anche a quello dell'allenatore Spalletti. Che io mi sono fatto un'idea, questa situazione
non l'ha mai digerita, se l'è, come si suol dire, legata al dito. E quando ha trattato, queste non sono notizie, questa è una mia analisi, una mia ipotesi, una mia visione della situazione attuale. Quando ha trattato per tornare alla Roma, la prima cosa che ha pensato, secondo me, perché siccome di carattere lui è un po' così, ormai lo conosciamo, sì. La prima cosa che ha pensato e ha trattato con la società è con Totti, okay. Mi dovete dare carta bianca, certo. E lui dentro di sé ha pensato, adesso Totti ha 40 anni, non mi è più indispensabile, adesso la partita con Totti stavolta la vinco, certo. Io. Quanto mi piace, scusa Mauro. Deve essere vendicativo, bravo. Sbaglia. Facciamoci un giro. Vedremo se ammetterà allora, di aver sbagliato. Quanto mi piace ascoltare Corrado ad occhi chiusi, però poi aspetto la voce di Anna Pettinelli e non arriva mai, e invece stiamo a gol reale. Guarda, grazie. Allora, no, invitala, andiamo, però ti avverto, se inviti lei gli altri imparano non più, mancherà occasione. Roberto Godebò. Sì, normalizzare e insultare, mi sono segnato proprio questi due verbi utilizzati dai colleghi, sì. Qui di fronte, proprio perché fotografano quella sensazione, si dice il momento, la quiete prima della tempesta, un attimo prima che succedesse tutto quello che è successo, che cosa abbiamo pensato? Sempre io, diciamo, con i miei occhi stranieri, vedevo Totti a bordo campo e quando ha smesso la tuta mi sono visto davanti Gianni Rivera all'Azteca, Italia-Brasile ancora sul 3-1, entra in campo e porge la mano a Buoninsegna per scontare, scrisse poi la stampa, tutti i suoi peccati di calciatore. Se non fosse successo quello che è successo dopo, sarebbe rimasta quell'immagine umiliante. Adesso, non posso non coinvolgere Giorgio Martino per legarlo a quello che hai appena detto su Gianni Rivera, se sposi in pieno quello che è la memoria di Roberto, minuti, oppure se hai qualcosa di Rivera, se non sei d'accordo. Ma no, perché i sei minuti di Rivera erano nel momento in cui ormai era impossibile recuperare. Ieri, tutto sommato, c'era un 2-1 che poteva essere raggiunto il pareggio, no? Quindi non leggo. Era un 3-1 però ancora, e non un 4. Ma 6 minuti. Allora, 3-1 è diverso da 2-1. Questo è anche vero. E infatti Paolo, questo Marcacci, è successo. Dai. Allora, prima innanzitutto il punto, diciamo, mediatico della situazione, perché ci siamo affrettati un po' tutti, quando è arrivato Spalletti a dire è molto cresciuto dal punto di vista mediatico, l'esperienza in Russia gli è servita anche per non essere più permaloso, per limare certi aspetti del suo carattere, diciamo, forse ci eravamo un po' affrettati così, no, a fare questa analisi. Come sempre quando arriva un allenatore, certo, nuovo. Ovviamente. La gara di ieri per me ha due facce, una di 85 minuti, una delle partite più mediocri, più anche accartocciate della Roma, proprio dal punto di vista sia della prestazione, direi anche della scelta della formazione iniziale, ed è la seconda volta di seguito, sì, terza, che capita, terza, dopo Bergamo. Beh, terza. Io dico seconda, diciamo, no? Sono beh, più pure dire, lieve di te, e 5 minuti di Francesco Totti che ribalta un po' tutto. Oltretutto, il favore a Luciano Spalletti ieri, a parte i 3 punti ovvi e scontati, è proprio il fatto che oggi per fortuna non si sta parlando ancora una volta di 5 irrispettosi minuti, ma si sta celebrando il campione che in quei 5 irrispettosi minuti mette a segno la doppietta e fa vincere. Liborio, su tutto quello che stiamo dicendo, se vuoi aggiungere qualcosa e diciamo che, ripeto nuovamente, che Spalletti si sta comportando male perché dimostra un astio veramente fastidioso, e di conseguenza se si mette in una situazione che decide il destino di una persona, perché lui ha deciso che Totti deve smettere di giocare, e questo qui non lo trovo giusto. Allora, io sai, sto un po' a metà sul discorso tuo e su quello che ha detto prima Riccardo Codumaccio, cioè su questa sorta di gestione anche a livello psicologico, no? Non so, ma scusa, un po' destabilizzato. Ma scusa Riccardo, ma lui la utilizza come mossa di ispirazione, guarda, questa gestione. Guarda, io tendo più la gestione che accorcia sempre i minuti, dice questo stasera vediamo, metto in campo, guardiamo, non mi fa niente. Guarda, più accorcia i minuti e più questo segna. Posso sbilanciarmi anch'io una volta ogni tanto. Allora, io sono tendenzialmente più dalla parte, no, di difendere Totti, lo sono stato fino, lo dico sinceramente, fino a prima della conferenza di ieri sera di Spalletti. Poi, avendo, avendo ascoltato Spalletti ieri sera,
Ma perché lo devi sentire ieri sera, ma Spalletto? Un sacco di falsità. Ma ci siete caduti. Da un mese e mezzo che dici le stesse cose, Spalletto. Devi aspettare ieri sera. Sto cercando di carpire un po' quello che... Sai cos'è la... Te l'ha detta lui la captatio benevolente. Dicendo una cosa, io non riesco a capire le... Cioè, per quanto le scelte tattiche possano essere incomprensibili, però possono avere un senso sulla scelta della formazione... Io non capisco quello che lui dice in conferenza, perché vince un derby, nel momento di festeggiare lui dice però fermi tutti, io mi devo fermare, devo chiedere scusa a Francesco Totti che non l'ho fatto giocare, lui è la Roma, un derby senza Totti non è possibile. E perché non lo fa? Lo prende in giro, poi dopo ti risolve Bergamo e ti risolve Torino. E tu ribalti la situazione, quindi è una cosa che non capisco. È evidente che si fanno dei personalismi e non conta la Roma in quel caso, no? Conta la presunzione assoluta di un allenatore che è venuto di onnipotenza completo per quello che ha detto Giorgio. Io intanto vi ricordo, quello che voglio dire è che secondo me non sta sbagliando dal punto di vista tecnico, perché lui ha una visione del calcio. No, i suoi più grandi errori sono dal punto di vista mediatico, nelle dichiarazioni. Eccole qua, guarda questa foto. Soprattutto sulle vi ricordo che queste splendide foto sono firmate Roberto Tedeschi, e lì ne abbiamo vista una, se possiamo andare indietro, proprio Spalletti dalla parte e Totti dall'altra. Alessandro Carducci. Di Totti, Spalletti, Pallotta, ecco, se ne parla da 2 o 3 mesi, io sinceramente non ce la faccio più. No. Sono perché comunque. Allora aspetta, ti interrompo perché c'è una mail, facciamo la giacca. Pensa a poi che ti dico, guarda. Rinnovo Totti, dopo la prestazione contro il Torino anche Pallotta avrà ricevuto il messaggio, il capitano non si tocca, Andrea. Alessandro continua pure, visto che sta dicendo che non ce la fa più, quindi continuiamo a parlare di Totti, giustamente. Ma il contratto non lo farà, dopo una prestazione c'è qua il telefono in piena notte, gli rinnovo il contratto in bianco, di che parliamo? No, ma poi io se fossi Totti a questo punto, ma neanche accetterei come lo stanno trattando, la pietà non esiste, non è che ha fatto tutto questo, cambia il concetto di Totti. Quello che succederà. Non è che... Che gli verrà offerto credo di che la logica ma oggi ne siamo credo tutti convinti, la logica dica una cosa sola, che appunto un contratto sia pure per un anno, e immagino con le condizioni che tra l'altro Francesco ha fatto capire di accettare tranquillamente. Lui ha detto io non pretendo di giocare, mi sta bene anche essere impiegato in questa maniera dalla panchina. Credo che la logica dica che un contratto del genere va rinnovato ieri, punto. Va bene, punto. Se la società non lo fa, e come dice Giorgio ha delegato tutto all'allenatore, già per il fatto di aver delegato tutto all'allenatore sta facendo una figura di quelle appunto, perché anche sul piano dell'immagine, del prestigio, un presidente che non si pronunci e una società che in nessuna maniera dica due parole sulla questione, di fatto dimostra come la società non dire niente quasi fa bene, non dire niente fa bene, dovrebbe fare fatti, parlare non porta a nulla. No, perché tra l'altro sembra non considerare questa società il danno di immagine che le viene dal fatto di non rinnovare. Ma infatti non c'è alcun motivo, quindi non si dovrebbe rinnovare. C'è un motivo oggettivo per non rinnovare il contratto a economico, è quello che ha detto lui. Allora, quei 5 minuti di ieri sera hanno fatto il giro del mondo, immaginiamolo, sappiamo. Il fatto che a fronte di quella situazione, appunto, una società si ostini, si incaponisca sulla questione di questo tipo, cioè che è quella del non rinnovo, ma non è la società che si incaponisca da sola, ha accettato una condizione da Spalletti. Io qui vedo Riccardo Codumaccio e io di chiunque rivendichi le ragazzi, è anche vero che per tanto tempo si è detto ma a Roma ci ti vuole un allenatore come Capello per vincere, adesso io sono, in questa situazione, io non sono assolutamente d'accordo con l'atteggiamento che presumo ci sia dietro a questa vicenda di Spalletti, però è anche vero che allargando il raggio anche al di là della questione Totti, quanti hanno invocato, in quante sedi, Capello c'è una bacheca dei trofei, vinci Capello, cioè Spalletti non è che è il Capello adesso, insomma, non è. Brevemente anche Riccardo e Roberto. Dai Riccardo. Ah, io volevo dire due cose, una dal punto di vista tecnico. I fari sono puntati moltissimo su Totti dal punto di vista tecnico, perché la società non sta facendo capire nulla, o meglio, lo sta facendo capire ma non in maniera ufficiale, sul futuro della Roma. Automaticamente i fari vanno tutti sul campo e sul fatto che Spalletti non lo faccia giocare. Totti ha giocato qualcosina anche con Garcia prima dell'infortunio a inizio stagione, non eccellendo. Io ricordo la partita a Frosinone, giocando male.
Totti non deve essere messo automaticamente titolare. Questa è una cosa che va ricordata. Perché io ricordo, cerco di essere breve, ricordo anche l'esperienza con Luis Enrique, lui ebbe un calo mostruoso dopo lo Slovan Bratislava e l'ambiente anche lì gridò allo scandalo. Totti giocò una metà stagione molto brutta. Spalletti ha trovato un Totti arrivato a Roma che stava recuperando da un infortunio, ha vinto 8 partite di fila senza Totti con una squadra che girava, quindi una gestione così eretica come in tanti dicono io non l'ho vista. Dal punto di vista psicologico una cosa vorrei dire, faccio un po' un esempio senza mancare di rispetto a nessuno: se io fossi un ipotetico direttore di Rete Oro e venissi qui a parlar bene di tutti in maniera simpatica, ma esco fuori dicendo però Giorgio Martino, faccio esempio casuale, mi sembra quello che porta più luce al cast di Rete Oro, mi sembra quello che dà più una mano ai compagni, mi sembra quello più in gamba. Mauro Macedonio esce da qua, che gli rode. Un Liborio esce qua, che gli rode, specialmente se il cast di Rete Oro sta passando... Paolo Marcacci gli rode. Aspetta, capisco. Specialmente se il cast di Rete Oro negli ultimi mesi ha passato dei momentacci a livello di psicologia tra gli altri. Non è vero, non è così. Questo è un esempio... No, ma l'esempio si è sbagliato. Con Napoli, quando c'era Maradona, che succedeva? Hai ragione. Non è la stessa cosa. Totti che a Roma è quello che stava Maradona. No, non è... Posso chiudere? Cerco di chiudere brevemente. Spalletti ha trovato una situazione psicologica all'interno dello spogliatoio non stabile, di conseguenza lui lo ha detto, devo far tornare le regole anche a livello motivazionale e psicologico, per questo non me la sento di crocifiggerlo anche a livello mediatico, pur avendo un po' sbagliato. Roberto, non è come Maradona al Napoli, vi dico, vista da fuori questa vicenda è incredibile per un motivo talmente grande che da dentro, cioè da Roma, non si vede. Il cosiddetto uovo di Colombo. Uovo di Colombo, nel senso che Totti non è solo della Roma, cioè non è solo il Maradona della Roma, ma è anche il Ciro Ferrara. Cioè noi a Torino, storicamente, né sul fronte torinista né su quello juventino, abbiamo mai avuto un giocatore espressione della città, prima ancora che della squadra. Vista da fuori, questa vicenda è incredibile, sarebbe più di competenza dell'assessorato dei beni culturali che non della presidenza della Roma. È stata risulata con Del Piero in casa Juve, ma Del Piero è del Veneto, è un'altra cosa. Ma c'è un altro, è diverso, c'è un'altra valenza. Del Piero è stato il grande giocatore di una società che aveva vinto molto prima, ha continuato a vincere dopo Del Piero. Tra l'altro è un unicum all'interno della Roma, è un giocatore che già sappiamo oggi essere irripetibile in futuro. Ma poi risposto subito, no? Mauro, che possibilità c'è di un altro Totti? È nato a Conegliano, provincia di Treviso, sembra che è diventato per durata, forza, che Totti è stato Gian Martino e poi Antonio Maria Pietoso. Ma voglio ancora dire una cosa da considerare il vostro, che anche se fosse successo a Torino e come è successo al Milan per Paolo Maldini, che è milanese, non è la stessa cosa che può succedere a Roma, perché Roma è un'altra città, Roma è un'altra realtà. Si era già vissuto in scala con Giuseppe Giannini. Ma vorrei ricordare al signor Spalletti che i giocatori... Ma i complimenti però a Roberto, perché essendo piemontese, segue il Torino per lavoro, non solo per tifo, sa tanto della Roma, ma non solo, è un po' tuttologo di calcio. Volevo chiedere subito a Giorgio Martino se era d'accordo più o meno, oppure voleva aggiungere, o togliere qualcosa. Credo che soprattutto i giovani adesso vivono questo momento come un qualche cosa di irripetibile o che non ci sia mai stato, ma Amadei era di Roma, Bernardini era di Roma, l'amico ha citato anche Giannini, che sia pure con Di Bartolomei, sia pure con periodi più ristretti e anche con risultati minori, quindi Bruno Conti mi permette. Sembra lo stesso Bruno Conti, che è stato anche campione del mondo, quindi io non esaspererei troppo, anche nella esaltazione non esaspererei troppo queste situazioni, io cercherei di ritornare al fatto calcistico. Quindi io ammiro ovviamente la straordinaria carriera di Totti, ma contemporaneamente ricordo le straordinarie carriere anche di Amadei, di coloro che ha appena citato, quello che ha vinto il primo scudetto, ragazzi. Bernardini è stato un personaggio storicamente fondamentale nel calcio italiano. Cioè, tu dici la storia si ripete nel bene o nel male, dai. Sì, ma io ricordo la durata, però è la durata è imparagonabile di tutti quelli che abbiamo nominato, soprattutto la carriera
Fulvio Bernardini è stato un grandissimo calciatore, un grandissimo allenatore, un commissario tecnico e uno stupendo giornalista. Quindi ha avuto una carriera che è cominciata a 16 anni quando ed è finita a 70 anni. Qui c'è una contrapposizione diretta con un allenatore che mi ricorda Bruno Conti con Ottavio Bianchi, ecco, posso arrivare lì, purtroppo mi ricorda la contrapposizione fra Manfredini e Carniglia. Quindi voglio dire, sono cose che forse ai giovani di oggi sembrano delle novità assolute, però, ma ci sono già state. Paolo fa spesso pezzi di storia, e quindi conosce dei personaggi che hanno vissuto certe cose. Lo stesso Totti l'ha già vissuta con Carlo Bianchi. Ma però era agli albori ragazzi, l'ha vissuta anche con l'ambiente romano. Perché tanti di questi, chiamiamoli operatori della comunicazione scritta e parlata di oggi, 5 anni fa hanno gridato allo scandalo perché era stato rinnovato il contratto a Totti a cifre elevate. 10 anni fa hanno rigridato allo scandalo, perché gli ultimi sono stati quinquenni dei contratti di Totti. Quanta diatriba c'è stata a Roma fra favorevoli al rinnovo e contrari al rinnovo? Conosciamo la città. Sono 10 anni che... Questa è la stessa città in cui qualcuno invocava Cazzano Capitano. Superare il problema Totti, tornare alla gravità della situazione della società. Perché oggi non siamo ancora a perdere un'ora, due appunto. Ore su queste cose? Perché è quello che vuole sapere anche la gente che ci guarda. Perché la società nella sua latitanza totale e completa scarica tutto su chi c'è. Ha scaricato tutto su Garcia, sta scaricando tutto su Spalletti e Totti adesso, e si tira dietro. Però la cosa grave. Però la colpa di Totti e degli esempi che hai fatto te non può essere che la loro storia, la loro grandezza, i loro numeri fanno ombra a certi personaggi che non li sanno gestire, diventa una colpa. Noi dobbiamo ringraziare Totti, Di Bartolomei, Amadei, Bruno Conti, e gli dobbiamo fare il cappello rosso, e li dobbiamo ringraziare. E mi inserisco a questo punto. Allora, mi dispiace, chiedo venia, ma prima ho interrotto Alessandro, ma circa 15 minuti fa, non moltissimo, come tempi televisivi è un'immensità, ma però poi anche la parola di Maria Veduto, che da tanto che si è prenotata. Allora, si parlava di il primo Totti, nel primo Spalletti, ricorderete un'intervista di Totti in cui diceva tra l'altro che avrebbe voluto terminare la carriera con Spalletti, quindi non è vero a prescindere che Spalletti non sa gestire i grandi campioni, perché all'inizio il rapporto era splendido, tant'è che Totti voleva, poi si è incrinato e adesso è a minimi termini, ma la diatriba Totti-Spalletti è abbastanza eccitante, ma se la società avesse risolto prima la situazione, oggi 21 aprile noi staremo parlando di Roma-Napoli, del fatto che contro il Torino la squadra è stata lunga per 85 minuti e del fatto per esempio che la squadra è in debito di ossigeno, come ha ammesso anche la Spalletti in conferenza stampa. Se invece Maicon dal primo minuto anche. E tra l'altro Maicon alla fine perché ha sbagliato sul gol, ma all'offensivo è stato anzi. Allora, e se parliamo ancora di questo è perché non è stata risolta la situazione contrattuale di Totti e continua a non essere risolta, e ne continueremo a parlare quindi anche fino a fine del campionato. Antonio Manevedoso. No, volevo solamente una cosa, sono abbastanza d'accordo con Giorgio nella prima parte del discorso di lasciare tutto sul calcio, e poi volevo dire a Roberto che stasera è fortunato che c'è un parterre giallo-rosso, perché se dici che Totti è il simbolo di una città con una platea un po' più mista... Cosa dicono? Lo dico di fronte invece ai laziali. Quando io sono venuto a Roma a ottobre per seguire Lazio-Torino, io entrando e uscendo invece della zona mista mi mescolo alla gente che esce dallo stadio. Ma ormai l'hai detto, non cominciano a prendere... E ho trovato un... tutt'altro. Io ho trovato un simpatico signore con la sciarpa bianca-azzurra che diceva: noi laziali a Roma
siamo scozzesi in terra inglese. Quindi l'indirizzo geopolitico-culturale della città, la maggioranza di solito la fa la Roma, e la Lazio fa come l'opposizione. Come del resto qui in studio, dici, ho capito, ecco, dove vuoi arrivare. Però una cosa voglio dire io che è ancora più importante, e mi rifaccio giustamente perché devo una precisazione per quel che mi compete a Giorgio Martino. Bruno e Agostino erano conti, Giannini era un principe, Totti è un re. Guarda, è diverso. Ho scattato l'applauso qui, ragazzi, per quello che hai detto. È diverso. Partenia. Dai, va bene. Facciamo una cosa. Grande Roberto. Ci andiamo in fascia pubblicitaria, rientriamo subito perché dobbiamo ancora parlare non soltanto della Lazio, ma anche del prossimo turno di campionato con un Roma-Napoli che è tutto dire. E poi dobbiamo analizzare anche Roma-Torino sotto il lato tattico, tecnico. Va bene? Allora faccio pubblicità e entriamo subito con voi. Faccio io, Epi? Molto bene. Allora, però, lo fa lui. Già diretta, non so no? Se si è sentito cosa. Riccardo Tomacci. Ormai la dobbiamo di tutto. Ci pensa lui. Riccardo Tomacci. Non lo dire. Aspetta, quando risponde Guido, fallo. Vabbè, dai, non anticipiamo. Lo svegliamo quando risponde Guido. Va bene. Ma invece io volevo un attimo, così, prima di cominciare a parlare di Lazio, dare un dato statistico, perché qui si parla, no? Si è parlato a Mediaset, anche Spalletti ha detto la conferenza stampa, di gol record, cioè come velocità, si è parlato di 17 secondi, 15 secondi e via dicendo. Dal mio punto di vista, però, chiedo a voi, partendo proprio da Giorgio Martino, risulta che da quando, cioè io parlo di gioco effettivo, da quando ha calciato Pjanić, cioè dal fischio dell'arbitro, sono passati 2 secondi e 64 centesimi. Circa 3 secondi. Allora, quando si dice, per esempio, facciamo un esempio proprio del Melfi di Ugo Lotti, bravo, no? Che la scorsa settimana con 7 secondi e qualcosa ha battuto il record per quanto riguarda le leghe professionistiche di Serie A, Serie B e Lega Pro, non ricordo il nome del realizzatore, scusa un attimo. Canotto. No, perfetto. Si è parlato da quando c'è stato il calcio di inizio, quindi gioco effettivo. Il gioco effettivo non è da quando è entrato Totti. No, è un gioco fermo. La sostituzione avviene a gioco fermo. Di Canotto è record perché era dall'inizio della partita. Cioè da quando comincia una partita. È ovvio questo, è ovvio. Però a me sembra, fino a prova contraria, che sia una sorta di record pure questo. Se andiamo ad analizzare il calcio di battuta di Pjanić. Non è la prima volta. Non è la prima volta. Perché addirittura ci sono giocatori che entrano e battono il rigore. Quindi non c'è neanche un secondo. Va bene. Però è uguale. Quello è sul calcio. Io ma lo so, purtroppo. Se poi ho capito. Esiste da oltre 100 anni. Va bene. Quindi è successo già tutto. Certo. Non cerchiamo di scoprire. Anche io giocatore a 49 anni. In mezzo il 4-5 minuti realizzi una doppietta? Quello non lo so. Ci sono, anche ieri. 20 secondi, 22 e far quello partire questo dal momento in cui entra in campo a gioco fermo. Vuol dire uno di 39 anni? È uno di 39 anni. Quello forse in maniera buonistica, voglio dire che la fretta, l'urgenza di essere in diretta e dire delle cose porta a degli errori. Un po' più di attenzione e di riflessione avrebbe fatto fare le osservazioni che hai fatto tu e addirittura quelle precedenti. Vogliamo spostarci un attimo invece sul pianeta Lazio perché insomma dobbiamo parlare anche di cerca di partire. C'è qualcosa subito con una pianeta mail. Non mi sta bene comunque, vabbè. Satellite piace più, vabbè. Si scherza, dai, vai Claudia. Il Lazio è uscita massacrata dalla sfida di Torino. Secondo voi quante le reali possibilità per la squadra di Inzaghi di raggiungere il sesto posto? Se Milan perdesse la finale di Coppa Italia vorrebbe dire qualificazione in Europa e sicuramente salverebbe la stagione. Luca, no, uno non salva la stagione. Dai, analizziamo un po' la Lazio. Allora, il sesto posto non salva la stagione, ma il sesto posto non è scontato, anzi io penserei a difendere l'ottavo per non fare preliminari di Coppa Italia che sono umilianti. Partiamo da questo. Molto dipende da Milan Carpi, perché se il Milan va a più 7, penso che il sesto posto lo possiamo anche salutare subito. Stanno 0-0, la palla è uscita di un centimetro, Carpi, sarebbe stato
Senz'altro che record, forse era il mio record, una cufata clamorosa. Comunque, a parte questo, c'è poco da dire, la Lazio non era, quella la partita di... Ti stanno prendendo in giro, Giorgio Martino ti sta ricordando quando ti ha detto voglio Sparta Praga al sorteggio, ti ha detto voglio andare a Praga. Con Paolo, e abbiamo sentito con Paolo, nitidamente, proprio lui era al telefono, ed è uscito da Sparta Praga, famoso Praga a Praga, è uscito con lo Sparta Praga di Ragazzi, allora, battuta a parte, noi abbiamo una bella fascia anche bianco diretta ci sta guardando, non lo passa, già è uno contro tutti qui, ragazzi. Ma è più grosso di tutti noi, non ho capito una cosa, io mi auguravo lo Sparta Praga perché è la squadra più ridicola, se poi sei stato tu più ridicolo di loro è una cosa. È vero, non d'accordo. Dai, allora torniamo a parlare di Lazio Empoli, due Lazio. Perché con lo Sparta ne abbiamo presi tre, ma se becchiamo Liverpool e Borussia magari ne prendevi 8. Non è detto, comunque strana, poi sai com'è, c'è anche chi ne prende 7 in Europa. Allora dai, facciamo per questo risposto. È proprio la maniera di che torna. Vogliamo arrivare all'attualità, all'attualità. Guarda, perché ieri c'è poco da dire. C'era una squadra che aveva fame e una squadra che ha giocato per non prenderle. Purtroppo poi quando è entrato il primo gol si era un po' capito qual era la storia della partita. Lazio sta provando a chiudere dignitosamente questa stagione per poi ripartire. Mi dispiace per Marcacci, mi dispiace per Marcacci, che l'ho sentito. Abbiamo anche Guido in collegamento. Ho sentito dire tante parole dolci su Ventura e le percentuali che il prossimo anno se lo possa trovare nella stessa città sono sempre più elevate. Diamo la buona serata. Diamo la buona serata a Guido Colotti, il collegamento telefonico. Guido, buonasera. Ciao a tutti. Facciamo partire la sigla, Guido, aspettaci, non te andare, vai. Eccoci qua, allora buonasera Guido, grazie per essere qui con noi. Stavamo ricordando il gol della scorsa settimana del Melfi dopo 7 secondi, è così? 8. Ecco, dopo 7 secondi. Ieri Francesco Totti ha fatto qualcosa di straordinario, lo commentiamo anche insieme a te perché di calcio effettivo si parla di 2 secondi e 64 centesimi. Questi sono i conti che ho fatto io sul cronometro di Mediaset, stavo vedendo. Allora. Ah, diciamo che ha fatto qualche cosa che capita raramente. Posso raccontarti un piccolo aneddoto? È successa una cosa nella mia modesta carriera anche a me. Oh, dai. Perché in una partita in cui giocavo nel Pisa, giocavamo a Torino contro la Juventus, entrai dalla panchina, al primo c'era un corner e la palla arrivò dentro l'aria e feci gol. Perciò sono quelle situazioni in cui la fortuna, l'abilità, lui indubbiamente ha dimostrato tutto il suo valore, perché non era facile buttare dentro quella palla, una palla spizzata, lui si è fatto trovare pronto. È vero. È il segno del destino. Io penso che questo sia un giocatore che ha fatto la storia della Roma e continuerà a farla, nel bene o nel male. Indubbiamente probabilmente non è più un giocatore che possa giocare tutte le partite, però ha dimostrato ieri che quando entra con lo spirito giusto, si è considerato, può ancora dare una grossissima mano a questa squadra. È la stoffa del campione, quella per cui uno più viene, tra virgolette, snobbato e più incide, invece più è incisivo, perché invece di buttarsi giù, di pensare ma forse hanno ragione, sono anziano, sono arrivato, e dicendo adesso vogliamo dire no, sono già 2-3 turni contro il Bologna a Bergamo, insomma lui assist, gol e via dicendo, insomma voglio dire, uno che ha fatto dire a Spalletti dopo Atalanta-Roma, dice no, non è stato lui a essere decisivo ma la squadra, insomma voglio dire, un po' di contraddizioni che fanno capire probabilmente che c'è stato, non lo so, certamente dell'astio, ma che però sembra quasi, non lo so, hai detto bene, hai usato il termine del destino, ma sembra quasi che insieme possano fare, hai visto mai il bene della Roma, che dici? Ma io penso che, allora, io non voglio schierarmi, anche se io penso che in questo momento Spalletti stia facendo l'allenatore, cioè nel senso che indubbiamente tutta la piazza, tutti i tifosi vorrebbero Totti dal primo minuto, indubbiamente forse lui in certi momenti ha ragionato in maniera un pochettino forse sbagliata, non pensando di poter giocare tutte le partite, di essere
utile al 100%. Io penso che lui possa essere utile al, non al 100, al 1000, al 1000% se dentro la sua testa accetta un determinato ruolo, cioè che può essere quello non di giocare 10 minuti, perché torno a ripetere, quello che è successo ieri, quanti pochi minuti, difficilmente potrà ricapitare. Anche la giocata da Bergamo, per esempio. Ma anche se lui ci ha abituato molto bene, sì. Però diciamo che lui può essere importante per questa squadra perché prima di tutto è un giocatore che non si abbatte, è un giocatore che è risorto tantissime volte dagli infortuni, di conseguenza sicuramente ha la tempra del grande campione. Dall'altra parte c'è un allenatore che sicuramente non sta vivendo una situazione facile, perché io penso che gestire una situazione del genere con il completo abbandono della società, perché torno a ripetere, io ribadisco che è una società che non prende una posizione, una società che ancora non si è espressa, una società che ancora non fa sentire la sua voce e lascia e delega solo ed esclusivamente l'allenatore, penso che Spalletti in questo momento abbia una grandissima responsabilità. Come gestirla? Io penso che la gestione di un grande campione che non ha più lo smalto indubbiamente dei 90 minuti debba essere molto molto razionale. Io mi auguro che, perché insieme, secondo il mio punto di vista, possono fare grandi cose. Bene. Io volevo fare una domanda a Guido tecnicamente, no? Al di là del passato di Totti, della sua storia, dei gol che parlo per lui, adesso tu da allenatore, no? Obiettivamente, cioè rispetto a quello che ha fatto Dzeko, che adesso sembra che Dzeko corre come un centometrista mentre Totti è diventato improvvisamente un elefante, no? Cioè io dico, dei gol che si è mangiato Dzeko, Totti quanti ne avrebbe realizzati secondo te? Cioè il rendimento di Totti sarebbe stato così inferiore a quello del Dzeko visto in quest'ultimo mese? Puoi dirlo. No, assolutamente. Ecco. Io penso che questa patata bollente a Spalletti gli è capitata in un momento in cui sicuramente c'era da risollevare la squadra e lui ha guardato di dare dinamicità a una squadra che obiettivamente non aveva un grande dinamismo, perché la Roma del pre-Spalletti era una Roma che indubbiamente era un pochettino sulle gambe. Io penso che lui prima di tutto abbia avuto altri problemi, nel senso di ridare una certa dinamicità a questa squadra che sicuramente si era un pochettino seduta. Poi è venuto fuori il discorso Totti. Indubbiamente Totti è un giocatore che probabilmente nella sua testa sicuramente pensa e sicuramente meriterebbe più considerazione. Questo non significa giocare tutte le partite. Certo. È indubbio che visto la percentuale di incisività nel momento in cui vengono impiegati i due giocatori che hai nominato, indubbiamente penso che la bilancia penda sicuramente dalla parte di Totti. Poteva essere utilizzato sicuramente di più e probabilmente potevano essere evitate determinate polemiche. Sì. Paolo Marcacci, per te. Ciao Guido, innanzitutto, buonasera. Ti chiedo, cosa penseresti al posto di Spalletti di una società che ti responsabilizza in questa maniera, che delega a te tecnico ogni carta tipo bianca, di compito? Però, dici, No, è diverso da carta bianca, diciamo che ti, come dire, non solo ti dà le chiavi di Trigoria, no? Che è la versione positiva, ma che ti delega ogni tipo di compito. Cioè ti scarica tutte le sue responsabilità, te le mette sul groppone a te. Questa è la sostanza. Gestionale, questa è la sostanza. Non volevo dire scarica per edulcorare. Ma bravo l'espressione. Guido ha capito il concetto, immagino. Vabbè, allora. Ho capito perfettamente. Sì. Cioè, un conto è delegare determinate cose nella scelta, nella costruzione. Un conto è scaricare completamente determinati problemi. Io torno a ripetere, il problema Totti era un problema che non doveva uscire, non è un problema dell'era Spalletti, è un problema che probabilmente c'era già prima e che non è mai stato affrontato, perché anche con Garcia non c'erano, nell'ultimo periodo non mi sembra che il minutaggio fosse talmente importante. Io penso che era una situazione che andava ad affrontata con più tranquillità e risolta all'interno delle mura di Trigoria. Io sarei un po' preoccupato se fossi in Spalletti, perché tutto questo è vero che, perché in Italia questo ruolo di allenatore responsabile di tutto non è come all'estero. All'estero questa responsabilità viene data agli allenatori, ma durano 10 anni.
In Italia 25 anni. In Italia la durata degli allenatori su una panchina è molto, molto più breve, di conseguenza addossarsi tutti questi problemi, secondo il mio punto di vista, non allunga la vita. Wenger è la media, ma è Ferguson. Sì. Allora c'è per te Roberto Godebò. Sì, buonasera Ugolotti. Domanda mia, insomma, da forestiero per una squadra che è posseduta dai forestieri. Insomma, in America, io dico sempre, in Europa prima sono nati i paesi e poi le ferrovie. In America prima le ferrovie e poi i paesi. È un altro mondo. Allora, questo presidente americano che dà al telefono dei fucking idiots agli hooligans, in America si accoltellano per le strade, ma la violenza negli stadi concettualmente non esiste, tanto per dire differenza. Cosa può capire un presidente americano, non nel senso di Obama naturalmente, di una questione così fondata su aspetti campanilistici, affettivi e psicologici come quella di Totti? Questa è una bella domanda, nel senso che sicuramente non so fino a che punto possa capire l'importanza e soprattutto la passionalità che c'è a Roma per questa squadra e soprattutto per questo giocatore. Io penso che anche in altre situazioni ho fatto dei paragoni che probabilmente erano anche un pochettino sbagliati con Del Piero. Io penso che la questione Totti-Roma sia un qualche cosa di diverso. Se in altre situazioni mi ero espresso per una scelta drastica, io penso che in questo momento sia una situazione, torno a ripetere, da analizzare molto, molto profondamente. Non lo so obiettivamente, perché la loro mentalità è una mentalità molto manageriale, il business. Qui non si tratta di business, si tratta di un legame che tra questo giocatore e la tifoseria, perché vedere delle immagini di gente, di ragazzi, diciamo, che piangono all'ingresso o per quello che ha fatto, va al di là di qualsiasi business. Io penso che in questo momento la presidenza debba ragionare con il cuore, e il cuore debba essere un qualche cosa che a Roma e nella piazza di Roma è molto importante. Certo. Allora, brevemente, così non ce ne vogliamo approfittare. No, Spalletti ha detto, sì, che non ha cuore. Ha detto allora, chi è che doveva intervenire? Mauro Macedonio, mi sembra. No, io stavo adesso riflettendo su quanto si diceva. Se pensiamo che le ultime parole del presidente, cioè di Pallotta, sì, riguardo alla questione Totti, e oggi suonano non solo come false, ma veramente come una presa in giro, ovvero sarà Totti a decidere cosa fare del... Può darsi che cambia di idea, Mauro, può darsi che cambia di idea. Non lo so. Allora, facciamo una cosa. Volevo chiederti invece, vorrei aggiungere qualcosa, Antonio? No, Riccardo, no? Ah, Riccardo, scusami, Riccardo Cotumaccio, vuoi chiedere qualcosa? No? No, io no. Allora, io vi do solo due flash, sì, per far capire meglio anche agli ascoltatori, sì, cosa può saperne un presidente americano di tutta questa cosa. In America non esiste il settore ospiti, perché i tifosi non vanno a vedere le partite in trasferta e si va normalmente al bar durante il gioco, mentre il tifoso medio italiano si farebbe la pipì addosso piuttosto sì, che perdere un calcio d'angolo al terzo minuto di recupero sul 6-1. Quindi, va bene. Allora, un flash invece da parte tua per quanto riguarda il campionato, perché il Napoli domenica scorsa ha perso a Milano, sponda nerazzurra. La Juventus si è portata +8, +9, adesso non ricordo, +9, 51, 12, campionato 15. Finito, no? Poi c'è un Roma-Napoli alle porte, Guido. Beh, no, io lo sai come la penso, sì. Io già da molto tempo dico che la Juventus ha vinto il campionato, è una squadra abituata che è come il cane che morde l'osso e non lo molla. Quando è arrivata in cima, nel momento in cui è arrivata in cima, difficilmente ricasca. Diciamo che per la seconda posizione e la terza posizione io penso che la lotta sia ormai l'interesse del campionato, può essere, nel senso che sicuramente alle porte c'è una partita molto interessante. La Roma, nonostante l'ultima vittoria, però ha fatto molto fatica nelle ultime giornate, sta facendo un pochettino più fatica, di conseguenza è una partita molto delicata, però indubbiamente bisogna riconoscere che la Juventus ha un rullino di marcia, ha fatto qualche cosa quest'anno di straordinario, di stratosferico, certo, perché le altre hanno avuto sicuramente, come può capitare in un campionato, degli alti e dei bassi, però la Juventus nel momento in cui ha ingranato la marcia non si è più fermata. E c'è questo match di lunedì tra Roma e Napoli, sicuramente interessante, molto, molto in prospettiva, e so-
soprattutto per le posizioni di champion. Questo è sicuramente nel calcio moderno, centrare l'obiettivo della qualificazione anche se attraverso i preliminari può essere qualche cosa che può dare sicuramente, è molto importante da un punto di vista economico. Certo, chiuderemo con il tuo Melfi, però prima come non lasciarti alla voce di Corrado Gentile, chissà quante volte l'hai sentito su RDS la mattina con Anna Pettinelli, e a te Corrado. Ugolotti, buonasera. Sa cosa volevo sapere da lei? Perché lei è un prezioso opinionista nella situazione Totti Spalletti, perché lei ovviamente ha avuto già a che fare con la società X, nel senso con una società, comunque con le varie società, da giocatore e naturalmente adesso anche da allenatore. Che impressione si è fatto su questa vicenda? Cioè, quanto è secondo lei una questione, diciamo pure, abbastanza personale di Spalletti nei confronti di Totti, e quanto invece è una scelta della società? Perché è vero che gli americani non capiranno i sentimenti, non capiranno le trasferte dei tifosi fuori dalla loro città, però di Manning capiscono molto bene, e quindi è impossibile che non capiscano, anzi che non calcolino, che non vedano nei report finanziari il valore che ancora adesso ha Totti nel merchandising e una serie di altre vicende. Per questo sono perplesso. Secondo me, anzi, gli americani obtorto collo stanno un pochino subendo questa situazione, che fosse per loro Totti lo porterebbero in tournée e in tutti i continenti per fare money, per fare business. Che dice Ugolotti? No, io penso che l'allenatore l'ha detto chiaramente, nel momento in cui è stato chiamato e c'era da rimettere in piedi un qualche cosa che stava sicuramente franando, e l'ho detto prima, la prima cosa che penso che debba fare un allenatore è quella di cercare di dare di nuovo vigore e vitalità a una squadra, e indubbiamente inizialmente non penso che Spalletti abbia, secondo il mio punto di vista, nulla contro Totti da un punto di vista personale. Ha guardato solo un aspetto tecnico di cercare di dare una quadratura alla squadra, e probabilmente non vedeva il Totti giocatore protagonista in questa sua ricostruzione della squadra. Poi è normale che c'è la gestione, perché dopo viene presa in considerazione in un secondo momento la gestione di un giocatore che giustamente per la piazza, per il passato, per quello che sicuramente ha fatto, forse pretendeva. Io ho detto qualche settimana fa che indubbiamente alcune apparizioni dopo l'infortunio di Totti non mi avevano dato l'impressione di un giocatore che stesse, da un punto di vista fisico, avesse recuperato pienamente la condizione, e io penso che questo sia stata anche l'opinione di Spalletti. Adesso c'è una questione che poi l'allenatore sicuramente prende in considerazione, che prima o dopo questo argomento il giocatore debba essere rimesso dentro, e dall'altra parte penso che c'è stata una situazione di un pensiero del giocatore di non accettare questo tipo di trattamento. Dall'altra parte c'è una società che, come ho detto prima, non può lasciare esclusivamente la gestione di questa problematica solo ed esclusivamente all'allenatore, perché se l'allenatore dovesse ragionare, non si fa prendere dal fatto che il giocatore possa fare 1, 2, 3 gol, deve guardare un rendimento costante nell'arco di un campionato e l'utilità che possa dare questo giocatore. Se questo giocatore accetta un determinato ruolo part time, indubbiamente io penso che Spalletti sia d'accordo con questo discorso. Dall'altra parte, secondo me è giusto quello che è stato detto, che la società non deve farsi scappare Totti, perché Totti può essere, da un punto di vista della loro mentalità, una fonte di guadagno. Certo. Melfi, Guido, prima di salutarci, allora, dopo la fantastica, aggiungerei io, vittoria a Matera, con tanto di record che ha battuto, no, tutto quello che riguarda i tempi per le leghe di A, B e Lega Pro, appunto, e c'è stata la 31esima giornata con un pareggio interno, però col Cosenza, quinto in classifica. Adesso si andrà a Catania, che partita sarà? Prima di tutto abbiamo fatto questa partita, disputato questa partita con il Cosenza, in cui probabilmente potevamo vincerla questa partita contro una squadra che è a ridosso della zona playoff, di una squadra che veniva da dei risultati importanti, una squadra sicuramente costruita, al di là che loro dicano il contrario, però sicuramente costruita per fare un campionato di vertice come stanno facendo. Archiviate queste due partite contro due squadre che ti danno la possibilità di giocare, vedi il Matera e il Cosenza, che ambivano sicuramente a
posizioni di classifica alte, adesso abbiamo uno scontro diretto. Sembra assurdo parlare del Catania, di una partita Catania-Melzi come uno scontro diretto. Vabbè, a meno 10 di penalizzazione. Però la penalizzazione ha portato il Catania a doversi in una posizione di classifica. È sopra di noi di 3 punti e di conseguenza noi andremo a giocarci, penso, l'ultima possibilità per poter eventualmente sperare di evitare la ruota dei play-out. È vero che di fronte abbiamo una squadra che, stranamente, perché è una squadra costruita con dei giocatori che hanno sicuramente fatto sempre categorie superiori, e si trovano in questa situazione inspiegabile di classifica, perché nessuno all'inizio dell'anno pensava, nonostante la penalizzazione, che il Catania in questo momento fosse lì a lottare per non disputare i play-out. È una partita da, per noi, da dentro o fuori, nel senso che se dovessimo fare il risultato, cosa che questi ragazzi che ho a disposizione molte volte ci hanno sorpreso, perché delle volte abbiamo sbagliato delle partite che erano sulla carta più alla nostra portata, e delle volte abbiamo fatto delle grandi partite contro squadre contro squadre appunto in cui non potevamo sulla carta ottenere niente, invece abbiamo fatto delle grandi prestazioni. Speriamo che questo succeda, perché altrimenti dovremo poi ragionare in maniera completamente diversa e prepararci per la coda dei playout. Ci aggiorniamo la prossima settimana, Guido. Ringrazio, un abbraccio a tutti. Grazie, grazie a te. Buona lunga settimana. Allora, è arrivato il momento della rubrica Cadde Ora. Così, esatto. Chissà che ci ha preservato oggi Claudia. Andiamo a vedere, va. Molto bene, rientriamo per gli ultimi 25 minuti di questa serata. Allora, Roberto, ieri abbiamo visto a fianco proprio Roma-Torino, la vogliamo analizzare un pochino sotto il profilo tecnico-tattico, così come faremo con Giorgio Martina, prima di presentare Sampdoria-Lazio e ovviamente Roma-Napoli soprattutto. Scusa Mauro? Soprattutto Roma-Napoli. Soprattutto Roma-Napoli, certo. O, dice lui, dice o mamma, o mamma, che non è la mamma, ma è mamma, Manolas Martinez, grandi protagonisti in esclusiva della prima partita, quella che è durata 87 minuti. In quanto Manolas entra, mette a segno un'impressionante triade che quelle di Shanghai al confronto fanno paura. Prima procura il calcio di rigore tentando di trasformare la maglia di Belotti, facendo diventare come quella di Zico in Italia-Brasile dell'82. Da parte di Gentile. Sì, dopodiché si fa uccellare da un sombrero combattuta a volo di Martinez, e tra poco capiremo meglio di chi stiamo parlando, perché bisogna chiarire esattamente questo concetto per fotografare l'esatta entità di quanto accaduto nella partita 1.0, quella durata 87 minuti. Dopodiché Martina, scusa ti interrompo, è stato sempre lui a svirgolare il pallone subito dopo 20 secondi quando Martinez. Grazie, ecco, io l'avevo messa per ultima perché sì, era perché troppo bella. Poi te ne aggiungo un'altra, poi ha tirato pure una punizione dal limite Manolas, cosa ecco. Mai avvenuta nella, penso, no, nella assolutamente, Roma. No, ma soprattutto, e qui passiamo all'altro ma, perché il calcio è fatto di sé e di ma, come la storia, da chi si fa scavalcare con un elegante sombrero seguito da una battuta al volo relativamente precisa da Martinez, noto oggetto misterioso che si procura oggetto un non posto identificato, dai, da, da titolare dal primo minuto, probabilmente azzoppando, dando da mangiare tanti tiramisù a Maxi Lopez che diventa troppo grasso per poter giocare. Messaggio promozionale questo, dopo ti spiego perché. No, tirando un calcio a Immobile, ma poi attenzione perché Martinez segna e Manolas anche, una partita incredibile, sì. Oh mamma, che è stata bella prima ancora del 2.0, che se ne dica, una bella partita. Da forestiero sottolineo la tristezza dei 30.000 all'Olimpico, che però strillavano come 120.000 dell'Azteca. Dopo il gol di Totti. Dopo il gol di Totti. E da ultimo, apro proprio una parentesi su quello che è successo prima di dare la linea ai colleghi, soluzione, giustamente diceva Gentile, non Claudio, ma questo diceva, gli americani sono molto attenti alla money e hanno trovato la soluzione. La soluzione è Totti seduto, come Toro seduto, che dopo la fine delle guerre indiane venne assoldato da Buffalo Bill, cioè dal suo storico avversario, che se lo portò anche qua a Roma a recitare lo spettacolo del selvaggio West alla corte del Papa, che non era più sovrano,
E allora vedrete che dopo faranno il sit in Totti. Il Totti pure quando non camminerà più. Grazie, grazie, grazie Roberto. Giorgio Martino, di tutto quello che ha detto e... in maniera si che assume molto... la responsabilità. dove firmo? Si assume le clausole vessatorie. Si assume sì. la responsabilità. No, io volevo notare che finita 0-0 la partita del Milan, quindi con Brocchi, contemporaneamente i nuovi allenatori osannati la settimana scorsa, Simone Inzaghi e Brocchi, sì, appunto, si sono già fermati. E quindi io ho fatto un po' un identikit nuovo allenatore. Il nuovo allenatore, appena arriva un allenatore che si chiami Simone Inzaghi, Brocchi o chi che sia, no? Com'è il nuovo allenatore, il suo identikit? Non guarda in faccia a nessuno, è maniacale nella preparazione, non fa sconti a nessuno, cura i minimi dettagli, fa giocare solo chi è in forma, riporta la normalità, è meticoloso nel lavoro quotidiano, segue personalmente tutti i particolari, fino alla prima sconfitta o al primo pareggio in casa col Carpi, e quindi poi rientra anche lui nella normalità. Grande Giorgio, allora, che voglio aggiungere Antonio Maria Pedroso? Ho capito, ma tocca vedere pure col chi gioca il nuovo allenatore, perché se tu sei Simone Inzaghi, tu mi hai detto Simone Inzaghi, se gioca con la Juve senza 10 giocatori, cioè normale se poi giochi in casa col Carpi. Appunto, quello che avevamo detto la scorsa settimana, con Empoli e Palermo, insomma, scusate un attimo, Pioli ha fatto... Questa sera sei affetto da... coda di pagliite, a livello acuto questa coda di pagliite, perché chi ti ha detto che io ce l'ho? Io ti ho detto l'identikit l'identikit del nuovo allenatore. Questo vale sempre, perché se domani Zamparini cambierà allenatore e ci andrà Pinco Pallino, i primi giorni si dirà di Pinco Pallino: ma è meticoloso nei particolari, cura tutti i dettagli, ha riportato la normalità, non guarda in faccia a nessuno, fa giocare solo chi è in forma. Come dire che quelli precedenti non fanno mai niente di tutto questo, che poi sono gli stessi, perché a ruota sono gli stessi che diventano i nuovi allenatori, sono sempre gli stessi. Cioè io sto prendendo in giro non nuovo allenatore, eventualmente Paolo Marcacci, Paolo Marcacci ne sa una più del diavolo. Devo chiedere a Liborio Liguori che ne pensa. Scusa, coinvolgiamo chi il campo l'ha vissuto di persona, Liborio Liguori e gli allenatori. Vai, perché per esempio c'è Ciccio Cordova, tuo grande compagno di squadra, non solo, ma anche di camera, no? Quando andate in giro, diciamo, nelle trasferte, ha sempre detto: gli allenatori, cioè, ma se noi volevamo giocare, giocavamo, se no, ce n'era per nessuno. È naturale, aggiunge Giorgio Martino. Vai, Liborio Cuori e gli allenatori. L'allenatore c'ha la sua funzione, senz'altro. Però naturalmente se non c'ha poi i giocatori su cui far fulcro, diventa un problema pure per loro. Ok. Ieri per esempio nessuno va a giocare a carte fine di notte, il rendimento della squadra era più modesto. Però ha detto Nainggolan, questo passa sotto. No, ha detto non è vero che non abbiamo giocato. L'ha detto inizio zone, no, giusto. Però forse abbiamo fatto qualche cosa di sbagliato. Bravo. Che non voglio dire. Allora, scusate, il discorso della società. Allora, se hanno fatto. Mettene fuori rosa. Scusa, Claudio. Hanno fatto qualcosa, Claudio, che non abbiamo mandato per motivi di tempo, di spazio, la dichiarazione di Nainggolan sulla partita a carte. Qualcuno in mix zone gli ha fatto la battuta. Che cosa ha risposto? Che non è vero, ma ha detto che qualcosa è successo. Ma ha detto che perché io l'ho sentita da un'altra parte. Sta dicendo Giorgio che ha detto che Io ho visto due ore fa, non è vero. Parlando di quello, sempre perché all'inizio, questo due ore fa. Sì, va bene. Questo è la cosa grave. Era da Gorici. In una situazione del genere, l'allenatore dovrebbe. Ma quello che sia, lui è. Grazie a Dio che stavano camera. Ma lui, smentendo le carte, ha detto: però c'è stato un qualche cosa di grave.
che sappiamo solo noi e resta fra noi. Sai che c'è stato pure, io mi ricordo quando la Roma è stata a giocare in Russia, la squadra è andata con la tuta sociale in un night club e il signor Sabatini ha detto potevano invitarmi pure a me, andavo anch'io. Questa è la Roma. C'erano i dirigenti però. Abbiamo in Russia, appunto. Siamo in chiusura della missione, abbiamo ancora i pronostici, dobbiamo presentare Sabatini alla Lazio. Tre giornalisti, Roma Napoli. Ci fate andare avanti. Allora, prima del prossimo, sì, prima, allora, prossimo turno, i pronostici di Marcacci e poi partiamo Antonio Maria Pedoso. Oh. Vai. Sì, allora, sabato 23 aprile, Inter Udinese alle 20.45, domenica 24 a mezzogiorno e 30, Frosinone Palermo, alle ore 15 Atalanta Chievo, Sampdoria Lazio, Torino Sassuolo, Bologna Genoa, alle 20.45 Fiorentina Juventus. Lunedì 25 Roma Napoli alle ore 15, Verona Milan alle ore 17. Chiude Carpi Empoli alle 18. Che spezzatino Giorgio Martino, non per fare la rima, ma insomma voglio dire che mi dispiace che è rimasto fuori il venerdì, non si gioca niente. No, ma neanche lunedì a pranzo se può mangiare. Allora, ci sono i pronostici, i giorni, pronostici da Marcacci. Tutti i giorni meno venerdì. Chiedo alla regia se sono pronti i pronostici di Paolo Marcacci, così li commentiamo insieme. C'è il direttore che al diretto responsabile. Allora vai Paolo, Paolo. A te, Paolo. Diretto irresponsabile, io però non vedo la la grafica. Che la mia devi memoria ricordare. Breve tempo. Devi andare a braccio. Eccoli, ecco, dai, ecco, vai, vai. Allora, ecco qua. Abbiamo il pareggio Atalanta-Chievo, verosimilmente anche con gol. Gol, quindi segnano entrambe le contendenti per Fiorentina e Juventus. Frosinone-Palermo 1, senza passare dal via. Inter-Udinese, verosimilmente una vittoria con tanti gol dei nerazzurri, quindi 1 più over, una combo. E Sampdoria-Lazio, caro il mio Antonio Maria Pedoso. Gol, poi vabbè. Non ti dico come finisce. Allora, Sampdoria-Lazio, partiamo proprio da te, caro Antonio Maria Pietoso, su. Che partita sarà? Domenica alle 15, intanto. Allora, gioca Nicolato, Sampdoria-Lazio, mentre invece la Roma gioca due volte di lunedì, ha giocato, giusto, va Giorgio? Bene, quest'anno si può giocare domenica. Sì. Ricordiamo allora, che quella sciarpa com'è? Non è un danno dei teleschermi dei nostri ma, quest'anno, ma è veramente così, ma adesso si può giocare. Sì, non è ricordavo che partiamo, hai ragione pure, dai, partiamo, no, ma mi ricordavo che lunedì si poteva giocare. Dai, abbiamo 15 minuti, da precisi precisi, dai, cioè, perché stare in polemica questi minuti. No, mi ricordavo, sai, che di lunedì una città blocchi una città, il traffico, invece adesso si può. Allora, che partita sarà Sampdoria? Comunque Sampdoria Lazio, diciamo che intanto Giorgio, ecco, io sapevo, dai, tutto questo lunedì è festivo, quindi non conta. Quello dopo, quell'altro è a Genova, che ci frega noi. Ah, perché Genova non la blocchi. Genova è già bloccata di solito. Arrivate a sentire. Se non no, no, comunque, no, comunque tanto che non fa fede Empoli e Palermo, Coppioli ne abbiamo preso uno dei punti, l'andata e ritorno ne abbiamo presi dei. Vabbè. Comunque. Vabbè, puoi mettere le motivazioni di lei, Palermo è una squadra, dai, ridicola. Vi sto dicendo un'altra cosa, vi sto dicendo che forse magari alcune cose andavano fatte prima e alcune partite andavano affrontate, sì, in altro momento. Quello che dicevamo di Inzaghi era momento, che lui si giocherà la conferma in tre partite, perché il calendario da Lazio non è che poi Inzaghi da Empoli, Palermo. Dai, parliamo subito, manca poco tempo. Queste sono le partite. Samp Lazio, il Milan ti dà una chance in più per arrivare sesto, tu devi vincere. Mancheranno tanti, troppi, forse non so che squadra potrà scendere in campo, perché qui il giocatore della Lazio continua a farsi male, perché sai, la tournée in Cina è stata fondamentale quest'estate, fare solo 6 giorni di ritiro ti porta a questo, sì, che tu vai a Torino e devi portare il 4 primavera, perché ti si rompono tutti, compreso il portiere. Va bene. Per non parlare poi di quando i portieri si rompono per esultare. Comunque, sì, la Sampdoria mi sembra una squadra in grave crisi, in difficoltà. 37 punti insieme al Bologna. Diciamo che è praticamente salva, perché le altre vanno male, perché c'ha 7 punti sulla quarta, penso che insomma le posizioni siano fatte. Ti ho detto, il Milan ti dà una chance non vincendo in casa col Carpi, te ne ha date più di una, forse è il caso di cominciare a sfruttarle. Certo, allora, dato che abbiamo anche la credibile presenza di Roberto Codebò stasera, io chiedo gentilmente che cosa ne pensa del suo Torino, che poi nel prossimo turno, quindi 35esima giornata, affronterà l'ottimo Sassuolo di Di Francesco, che poi tra l'altro ha anche rinnovato il contratto in queste ore. Il Torino, dopo le 3 vittorie consecutive, sì, subito prima della sconfitta di ieri sera. Torino con 42 punti insieme all'Empoli. 42 punti insieme all'Empoli, si è messo tranquillo
e la sua serenità è stata quella che gli ha consentito di sfiorare la vittoria anche ieri, certo, e che sicuramente gli consentirà di giocare molto bene le prossime partite. Con il Napoli, per esempio. Con il Napoli, per esempio, ecco, una voce disinteressata. Malizioso, che si leva qui. Ma tra l'altro noi con il Napoli abbiamo un'ottima tradizione recente fatta di partite, di alternanze tra sconfitte beffa ad opera di zampate di Guain all'ultimo e belle vittorie regalate da Koulibaly, quindi può venire veramente fuori il cross bello. Se vi possiamo fare un regalo, ve lo facciamo. Noi è tanto tempo che aspettiamo un regalo d'avventura, capito? Però quella può essere una partita chiave. Dovete anche capire che il Napoli a Torino gioca quasi in casa e il fattore campo è irrilevante. Posso fare una domanda? Certo. Visto che, ma che a, Roberto, dice, a Roberto, che si dice a Torino sul futuro di Ventura? Ah, bellissimo. Era dai tempi della bella Rusin, l'amante di re Vittorio Emanuele. Che, ma perché qua saremmo molto interessati, sai com'è? Sì, pensa che uno dei nomi che si fanno sulla panchina del Torino è quello di Stefano Pioli. No, però è anche vero quello... che Ventura qualcuno lo mette sulla panchina della nazionale e Cairo ha detto: io Ventura me lo voglio tenere. Se mi chiama Tavecchio, mi devo mettere una mano sul cuore. Lui sostiene di aver gentilmente concesso a Darmian di andare a giocare nel Manchester United, tanto per capire di chi stiamo parlando. No, lo conosco bene. Ecco, però voglio dire, vabbè, se ci tiene tanto a Ventura, datevi da fare. Allora, molti lo dare. Dobbiamo presentare Roma-Napoli, un Napoli che sarà al completo perché è stata ridotta la squalifica ai Guain. E qui ci sarebbero da dire due cose, però. E vai, parti, dai, calcoliamo che abbiamo, che abbiamo 300 secondi, vai. Stampa al Napoli perché... Mauro, beh, quando De Laurentiis si dice che il calcio ha perso credibilità, sì, perché a Higuain è stata, come dire, condonata soltanto una giornata, sì, sarebbe dovuta essere due, e io dico che se il calcio ha perso credibilità è proprio perché intanto gliene ha condonata una, già questo ci fa capire e ci certifica qual è lo stato di salute della giustizia sportiva anche in politico, questo paese. E quando lui chiede due giornate in meno non vuol dire dimezzare la sanzione, la pena, vuol dire ridurla di due terzi, perché ripetiamo per l'ennesima volta che le giornate che lui ha avuto per tutto quello che è successo, il comportamento nei confronti dell'arbitro e poi nei confronti dell'avversario, al punto che devono portarlo fuori in tre o quattro, sono tre. La prima, l'altra, la quarta, diciamo la prima, è quella che gli viene combinata per doppia ammonizione ed è fuori dal computo, anche dal discorso della revisione, anche da parte della commissione d'appello. No, era solo per dire, quindi le tre giornate gliene hanno tolto una, vuol dire un terzo, due sarebbero state lo stravolgimento di quello che gli era stato inflitto. Allora, tanto per coincidere, come parentesi. Allora, vi faccio il punto, scusami Roberto, punto della situazione, perché saranno due squadre al completo. La differenza è che nella Roma ci saranno diffidati Digne, Pjanic, Keita e Dzeko. Gli ultimi sei turni per quanto riguarda Roma e Napoli, per la Roma, tre vittorie, tre pareggi ed una sconfitta, le riassumiamo così: Udinese-Roma 1-2, Roma-Inter 1-1, Lazio-Roma 1-4, Roma-Bologna 1-1, Atalanta-Roma 3-3, Roma-Torino 3-2. Per il Napoli, negli ultimi sei turni, 4 vittorie e 2 sconfitte: Palermo-Napoli 0-1, Napoli-Genova 3-1, Udinese-Napoli 3-1, Napoli-Verona 3-0, Inter-Napoli 2-0, Napoli-Bologna 4-0. Giro di boa e andiamo a vedere cosa succederà a Roma-Napoli. Liborio Liguori. Roma-Napoli sarà una partita interessante, anche se penso che non ci sia molto da aspettarsi dalla Roma, che in questo momento è in calo. Certo, giustamente mi faceva notare che Napoli-Bologna è 6-0, no, 4-0. Io credo che le due partite che abbiamo visto del Napoli col Verona e col Bologna in casa, credo che facciano testo fino a un certo punto. In realtà il Napoli che abbiamo visto nelle altre partite di queste ultime settimane è un Napoli a sua volta in calo. Poi certo, hai un Higuain che rientra e sarà... La Roma è in debito di ossigeno, quello che sono dire. Ci arriviamo a fare il giro però, ragazzi, se no ci alterniamo male. Allora Paolo Marcacci, hai concluso? Io volevo iniziare. Il contenuto sarebbe lo stesso magari, ma guarda, io spero che
Innanzitutto nel ritorno della lucidità di Luciano Spalletti nell'allestire la formazione e soprattutto l'equilibrio della formazione tra i reparti, soprattutto per quanto riguarda la linea mediana. Per quanto riguarda la partita, decisivi gli episodi, l'avrei detto anche se non fosse stata condonata la giornata a Higuain, lo dico a maggior ragione sperando che non pesino da quella parte. Va ovviamente bene. Mi incuriosisce il nome del direttore di gara. Ok, una bozza sulla propria formazione: Szczęsny, Florenzi, Manolas, Rudy Gardini, Pjanic, Keita, Nangolan, Salah, Perotti e El Shaarawy. Ti piace? Totti? Totti ancora no. Tribuna manderei io, che allora, fatti tu in tribuna. Allora, vai. No, è una partita che ha perso molto del suo significato, secondo me, complice le sventurate partite della Roma con Bologna e con l'Atalanta, quindi la Roma ha perso punti che potevano essere determinanti per il secondo posto, quindi si giocherà chiaramente nel tentativo ipotetico di arrivare ai secondi, tentativo di vincere questa partita, ma comunque sarà molto molto difficile, anche perché c'è il solito problema di una Roma che in fase difensiva continua a prendere gol, quindi ovviamente si parte dallo svantaggio iniziale. Quindi. Coinvolgiamo anche Roberto. Manolas chiuso nell'armadietto, Totti dentro al 70esimo e secondo me la Roma ce la fa. Dai, Corrado Gentile. Partita difficilissima da analizzare, Roma che sicuramente non è in grande forma, ma il Napoli è veramente imprevedibile. Perché secondo me gli è tornata una recidiva del virus Benitez nelle ultime settimane. Un po' non si capisce, certe volte sembra una squadra dei fenomeni, una partita dopo invece non si capisce che partita faccia. Da tripla, spero che non decida l'arbitro. Proviamo ad abbozzare, caro Giorgio, anche la formazione di Sarri, una formazione tipo, come dicevamo, col suo 4-3-3, quindi Reina, Isai, Koulibaly, Albiol, Gulam, Amsic, Jorginho, Allan, Callejon, Higuain e poi il ballottaggio Mertens, Insigne. A te Giorgio. Ma io credo che la partita abbia perso tutto il suo valore. I pareggi con l'Atalanta e con il Bologna hanno impedito alla Roma di arrivare a questa partita con l'atmosfera dello spareggio diretto, per cui così credo che sia abbastanza insignificante. Non sono d'accordo sul fatto che sia insignificante. Intanto tu batti il Napoli, no, certo, è chiaro, un conto sarebbe stato essere a tre punti voleva dire che in caso di vittoria ti saresti comunque trovato in vantaggio e questo lo sappiamo. È chiaro però che intanto ci sono altre tre partite e lo dicevamo, il Napoli deve andare a Torino, laddove il Napoli, sempre premettendo che la Roma dovrà aver vinto la partita qui all'Olimpico, ma nel caso in cui effettivamente l'avesse vinta, al Napoli, il Napoli non si potrà più concedere nulla, gli basterà pareggiarne una, forse anche quella di Torino, per essere raggiunto e quindi superato. Il problema quindi, che tu prima di perdere, il padrone del tuo destino. Certo, oggi non lo sei più, lo so, oggi non lo sei più. Facciamo il giro e poi andiamo a Milano, vinci facile, no? Va bene, allora, scusami Antonio, finiamo il giro e poi abbraccio chi vuole con quello, non è problema. È una sfida tra due squadre relativamente in difficoltà, tra alti e bassi, nelle ultime cinque giornate. Io mi auguro semplicemente che la Roma riaccenda un po' il finale di campionato anche per i suoi tifosi, andando a cercarsi questo secondo posto, ma c'ho un piccolo augurio per questo match, e chiudo, che Dzeko faccia vedere un pizzico di quello che ha fatto vedere Higuain nel corso di tutto il campionato, un bomber che deve ancora manifestarsi per la sua tecnica e per la sua qualità, mi auguro che possa essere la sua partita. Più che altro speriamo che Higuain faccia vedere quello che ha fatto vedere Dzeko fino adesso. Alessandro Carducci, poi ci torniamo alle battute leggere, dai. E sposo il marcarci pensiero, la Roma non ha avuto equilibrio nell'ultima gara e neanche in quella di Bergamo, e questo è un dato molto preoccupante per un allenatore come Spalletti che punta molto proprio sugli equilibri. In più la Roma continua a prendere gol ed è penultima in classifica per partite chiuse con la porta inviolata. Peggio ha fatto solamente il Verona. Questa è il pensiero di Alessandro Carducci, direttore di voce Giorgio Rossamunto. Dai, Antonio Maria Vespoli. Napoli-Roma? Se vuoi. Guarda, io penso una cosa. Speriamo che non la decida l'arbitro, perché in fronte si affrontano le due squadre più fortunate sotto questo punto di vista in questa stagione.
Quindi, no, a parte gli scherzi, parole in libertà. Parole in libertà. Perché dopo andiamo a salutarci. Parole in libertà. A me fammi ricordare però lo 0-0 dell'andata, che oggi tornerebbe utile, torna utile nel caso del doppio confronto. L'andata che è una delle poche partite in cui Higuain non riuscì a segnare. Io mi auguro che la Roma riesca a neutralizzarlo anche in questo caso. Più un goletto della Roma. Siamo in chiusura. Invece il ritorno di Higuain secondo me muove un po' l'equilibrio. Bisogna vedere che giocatore sarà, se sarà il giocatore nervoso di statuti o se sarà il giocatore che, a cui abbiamo visto, che abbiamo visto tutto il campionato. E mi dispiace perché probabilmente toglierà il posto a Gabbiadini, che in questo momento forse era più carico dal punto di vista Napoli. Sulla Roma anch'io sposo il marcacci pensiero sul centrocampo. Sul centrocampo perché spero, parlando da filo giallorosso, spero che per la Roma che il gioco della Roma ritrovi l'identità, filtro e soprattutto le lunghezze delle parti che mi sono sembrate un po' scollate. Perfetto, grazie Antonio Maledoso. Il Roma-Napoli di Claudia Lilli. Sì, la Roma ha un calendario favorito rispetto al Napoli e appunto spero che vinca perché ha ancora qualcosa da chiedere alla classifica e può farlo. Ok, allora ci stiamo salutando davvero, però ve la devo dire questa, cioè, perché mi sembra anche giusto pensarci, dato che ci sarà Marchisio, vabbè, ha detto addio purtroppo anche all'Europeo, sei mesi di infortunio, sì, però c'è chi riporrebbe Totti in nazionale agli europei. Adesso stiamo esagerando. Non esageriamo, nemmeno quei 10 minuti il quarto d'ora, va bene. Anche meno. Sì. Allora, è il momento di salutarci, sì, cara Claudia, grazie a te, buonasera grazie. A te. Buonanotte al dottor Liborio Liguori. Buonanotte a tutti, grazie. Paolo Marcacci, rivista La Roma, Centro Ciao, Claudia, Sport. Buonanotte. Claudio Fontanini, Prima Pagina News. Buonanotte a tutti. Roberto Codebò, zipnews.it. Buonanotte. Corrado Gentile, RDS. Buonanotte a tutti. Antonio Maria Pietoso, RelazioSiamoNoi.it. Ciao Claudio, buonanotte a tutti. Alessandro Carducci, direttore VoceGiallorossa.it. Buonanotte a tutti. Riccardo Contumaccio, romanews.eu. Buonanotte a tutti e a tutti. Siamo alle battute. Giornalista Mauro Macedonio. Buonanotte a tutti. E direttore Giorgio Martino. Ciao. Ovviamente buonanotte a voi tutti che ci avete seguito, alla regia che non è stato un assistente di operatore in studio, ai nostri amici sponsor, senza di voi non sapremmo davvero come andare avanti. Grazie a Roberto per esserci venuto a trovare, gli altri sono amici che stanno tutti qui a Roma, ma te vienici a trovare quando vuoi. Sei sempre benvenuto, grazie, sei davvero simpaticissimo e preparatissimo. Grazie. Ritroviamo qui su Rete Oro a Goldea TV la prossima settimana, il prossimo giovedì. Buon proseguimento di settimana a tutti voi.